Beati gli operatori di pace. Queste le parole che sono riecheggiate questa mattina durante la celebrazione della festa delle forze armate nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara. Un saluto dunque da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu. Le parole dunque si diceva del Vangelo delle Beatitudini sono riecheggiate nella chiesa cattedrale di San Cetteo questa mattina a Pescara e sono state un po' il motivo principale della festa delle forze armate anche per quanto riguarda la successiva festa civile in piazza Garibaldi con la deposizione delle corone di alloro davanti al monumento ai caduti. Parole che sono state commentate nell'omelia dal Monsignor Vincenzo Amadio, vicario generale dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Ascoltiamo. Saluto le autorità civili e militari, saluto tutti i presenti, un saluto particolare ai giovani studenti che partecipano a questa celebrazione. E a loro anzitutto che vorrei dire una parola. Impegnarsi a capire le ragioni per cui poi dobbiamo fare queste celebrazioni. Il regista Olmi, in un'intervista che ho ascoltato proprio questa mattina, diceva che bisogna far capire ai giovani perché tanti sono morti in quella guerra, se c'erano le ragioni sufficienti per portarli a quel massacro. Ma volgiamo lo sguardo più che sulla guerra, su quello che dovrebbe metterci in condizione di evitarla. Quello che Gesù dice è una rivoluzione totale, perché egli privilegia non coloro che hanno la forza, ma coloro che hanno mitezza, non coloro che pensano di occupare i territori, perché egli dice che i miti erediteranno la terra. È davvero qualcosa di eccezionale quello che il Signore propone. E se noi ad esempio andassimo in un ospedale a dire beati voi che soffrite, minimo direbbero questo è un pazzo. Ovviamente Gesù non dice che la sofferenza è una cosa buona. Ma vuole dire che nella sofferenza si può conservare la fede che ci dà la possibilità di vivere anche la sofferenza con dignità. E in questo tempo in cui abbonda anche la povertà, o diciamo pure la miseria, questa beatitudine di Gesù, beati i poveri in spirito, potrebbe sembrare fuori posto. In realtà poi anche qui la povertà, se è una condizione per ricominciare a riconsiderare una vita più sobria, una vita non dissennata, così come è stata vissuta per tanto tempo, allora si potrebbe ben apprezzare che cosa significa beati poveri. Beati cioè coloro che non fidano su quello che hanno, perché questa è una illusione assoluta. Forse che qualcuno di noi può aumentare di un quarto d'ora la propria vita perché sta nell'abbondanza? Certamente no. La nostra vita non dipende da quello che abbiamo. Ed ecco allora il richiamo a una vita sobria che ci consente di capire di più le ragioni degli altri e ci consente pure di capire chi è in maggiore necessità e quindi mettersi nelle condizioni di ridistribuire quello che si ha. Ovviamente non si può fare un discorso contro coloro che sono ricchi. C'è una bellissima omelia di San Leone Magno, dice la ricchezza è un bene, però attento a te, ricco, perché se questo bene ce l'hai soltanto per te, se non approfitti di questa condizione buona che tu hai per renderti conto di coloro che sono nella povertà, allora attento, perché stai perdendo il meglio della tua vita.
Noi dobbiamo imparare sempre di più ad essere persone che esprimono comunione. Ci sono dei rigurgiti di xenofobia anche in mezzo a noi, lo vediamo in tutte le parrocchie. È vero che ci sono delle persone che sono persino petulanti talvolta alla porta delle nostre chiese, però il cristiano è colui che accoglie, non colui che respinge. Colui che capisce le ragioni degli altri, poi ovviamente tocca alle autorità civili stabilire anche delle regole, è chiaro che è così. Però il cristiano non può rifiutare, il cristiano deve accogliere. Il cristiano è colui che si rende conto che abbiamo un'unica origine, abbiamo un unico padre e quindi siamo tutti fratelli e i fratelli si aiutano. I fratelli si accolgono, i fratelli si vogliono bene, possono litigare però poi si vogliono bene. E allora questo è un po' ciò che il Signore ci chiede, perché ci siano le condizioni ottimali per non arrivare a forme di rifiuto, di conflittualità che rendono la vita difficile. Dobbiamo togliere tutto ciò che precede ogni forma di violenza, ogni forma di rifiuto. E qui è chiaro che il discorso si fa personale. Ognuno all'interno della propria famiglia, della propria città, della propria piccola o grande comunità deve farsi operatore di pace, deve essere persona di comunione, deve essere persona che getta i ponti, non che costruisce barriere o muri. Se si va avanti con questo spirito, se tutti gli uomini, ecco, facciamo un'ipotesi ovviamente utopistica, se tutti gli uomini per un solo giorno si mettessero d'accordo a vivere secondo questa pagina evangelica delle beatitudini, come sarebbe questo mondo? Sarebbe già un paradiso dove non c'è più violenza, dove c'è soltanto accoglienza, comunione, partecipazione. Sarebbe davvero una bella cosa. È utopia? Non è tanto utopia, è un impegno per gli uomini. Quando questo tempo verrà? Certamente in ragione anche del nostro impegno che ci mettiamo. Il Signore preparerà sul monte un banchetto di grasse vivante, è il segno della comunione, e strapperà il velo che copre la faccia di tutti i popoli, quel velo di miseria che deve purtroppo coprire tutte le magagne. Il Signore asciugherà le lacrime su ogni volto, toglierà l'ignominia del suo popolo, farà scomparire da tutta la terra ogni forma di violenza. Il Signore lo farà, ma è anche impegno nostro. Dunque festa delle forze armate che ripropone appunto il tema della sicurezza, delle forze dell'ordine e insomma temi importanti, anche quelli del ricordo e dell'impegno di pace. Oggi temi importanti, si diceva, che abbiamo approfondito con alcune interviste. Eccole. A Radio Speranza siamo con la signora Maristella Del Gallo. Ecco, come mai la presenza qui in Piazza Garibaldi questa mattina? Perché è una cosa molto importante, poi ricordo mio padre che è proprio reduce di guerra. E quindi insomma è anche un ricordo personale, ma è un impegno per la pace oggi. È un impegno personale e la pace per tutto il mondo. Grazie. In piazza Alessandrini, qui a Pescara, anche il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. Ecco, sindaco, qual è il senso della sua presenza proprio qui, in questo luogo? Beh, sicuramente celebrare gli uomini e le donne in divisa che contribuiscono alla sicurezza di tutti quanti i cittadini, ricordare quanti non ci sono più tra noi perché hanno prestato la loro vita per darci la possibilità di vivere in un mondo più sicuro, più sano, e dove i nostri giovani possono realizzare le loro ambizioni. Grazie sindaco.
A Radio Speranza siamo con il comandante Giulio Onorati, comandante appunto della Polizia Provinciale di Pescara. Abbiamo ascoltato nel Vangelo in chiesa beati gli operatori di pace. Al cuore di un operatore delle forze dell'ordine come lei, come giungono queste parole? Come tutte le forze di polizia, l'obiettivo principale è quello della prevenzione, che è ancora più generale perché contiene anche la pace, ma anche l'assistenza, il soccorso, anche l'ascolto, secondo me, dei cittadini che si trovano in difficoltà. E questo è uno dei tanti molteplici compiti delle forze di polizia. Una delle cose che si sperimentano in queste occasioni è la vicinanza fra le forze dell'ordine e i cittadini, ne abbiamo visti tanti qui in Piazza Garibaldi. Certo, come ho detto prima, l'attività, l'obiettivo principale è proprio la prevenzione, che comporta anche la vicinanza, magari non nel risolvere i problemi, ma comunque dare un punto di riferimento saldo, che è quello dell'istituzione, delle forze di polizia e di tutta la nostra nazione. Quali sono magari le maggiori criticità di un territorio come quello della provincia di Pescara? Il territorio della provincia di Pescara attualmente, fino a quando non verrà ridefinito secondo le nuove normative, non è un territorio grande, però comporta un insieme di montagne, colline, laghi, fiumi e quant'altro, e quindi i problemi possono essere più che altro di carattere territoriale naturale, il fatto della prevenzione, del controllo dei fiumi per evitare esondazione e quant'altro, quindi tutelare e prevenire per quanto riguarda le popolazioni, la popolazione prima di tutto, e i beni che poi sono di ciascuno, insomma. Grazie e buon lavoro. Ci mancherebbe, grazie a lei. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione, questa puntata di Servizio Interviste. Da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie, a risentirci.